nostro ristorante si trova nel centro di Orvieto e è nato a partire da un'idea. L'idea è quella di avere un ristorante che dipenda completamente nell'approvvigionamento delle materie prime da un'azienda agricola a condizione familiare e biologica. L'azienda agricola ce l'hanno i miei genitori da sempre. Usano soltanto concimi naturali che prendono in azienda. È un'azienda a filiera che produce tutto quello di cui ha bisogno. E là c'è questo orto che è praticamente diventato l'orto del mio ristorante. La cosa particolare è appunto ecco che questa azienda agricola produce verdure in esclusiva per il mio ristorante. Ogni 2-3 giorni vado e prendo quello che c'è di migliore. Il menù cambia proprio in funzione di quello che trovo nell'orto. Non vado a prendere una materia prima, io vado a vedere se è disponibile, perché non è il ristorante che gestisce la produzione dell'azienda agricola, ma è l'azienda agricola che dà delle cose e il ristorante che si adegua a quello che l'azienda agricola produce. Quindi io adesso vado a cercare dei prodotti, a vedere se sono pronti. Se nel caso non fossero pronti, dovrei cambiare il mio menù e cercare di fare un menù altrettanto valido con quello che trovo. Diciamo che questa è proprio la cosa fondamentale. Far dipendere il ristorante da quello che la terra produce, nei ritmi e nei tempi della terra. E è, secondo me, il modo naturale di mangiare, quello che fa stare bene. Adesso andiamo a prendere quello che è di questa stagione, ossia prendiamo i broccoli, ci facciamo delle creme, ci facciamo una crema per la pasta, li cuociamo, ci facciamo dei contorni. Prendiamo la verza e la facciamo saltata come contorno. Prendiamo dei finocchi per fare una crema, per fare una parmigiana, raccoglieremo dei cardi con cui faremo un primo, faremo un secondo, faremo degli sformatini. In questo periodo ci sono questi prodotti e noi cerchiamo con la nostra fantasia e le nostre capacità di tirare fuori per il cliente un ampio menù usando però solo quello che è della stagione, non altro. Ci sono dei clienti che vengono e dicono: allora, che cosa c'è oggi? Che cosa hai trovato oggi in campagna? Che cosa questa settimana dà, perché comunque la stagionalità non è soltanto mensile, è proprio settimanale, cioè la terra dà una settimana un prodotto, per dire d'estate gli asparagi sono 3 settimane, oppure i carciofi, la migliore fioritura dei carciofi, dei cimaroli dura 2 settimane, 3 settimane, non dura di più, dura poco, quindi proprio il discorso del prodotto giornaliero, e apprezzano e anzi lo richiedono un prodotto fresco che tu hai raccolto il giorno, la mattina, e gli hai cucinato il pomeriggio, e loro la sera se lo mangiano e sentono che è un prodotto fresco, è un prodotto ottimo. Per quanto riguarda dei prodotti che noi ancora non produciamo, tipo i caprini, tipo il miele, ci rivolgiamo a altre piccole aziende che come noi hanno la stessa nostra filosofia. Il giovedì e il sabato vado al mercato locale, quello che si tiene nella piazza principale di Orvieto, e prendo quello di cui ho bisogno. Orvieto ospita la sede internazionale di tutte le città slow, perché ha saputo, come altre città slow, dire dei no alle grandi superfici commerciali, ai grandi mall, ai grandi ipermercati, però magari sì a una mobilità di qualità, a un nuovo sistema di trasporti urbani e di connessione tra il centro storico e l'esterno. E in più Orvieto, vecchia di 3.000 anni, ha saputo mettere al centro, come appunto è uno dei concetti cardine delle città, sulla sua identità assieme alla propria sostenibilità ambientale e sociale. Scegliere di vivere in una città slow significa anche rinunciare a qualcosa, avere il senso del limite. Vi sono giovani famiglie anche a Orvieto, e in particolare in tutte le città slow del mondo, che scelgono di vivere bene, in modo felice, economicamente in modo sufficiente, ma senza eccedere, dandosi il tempo per la propria vita, per le proprie relazioni sociali, per le relazioni